La pietra di quella pozza, non lo posso dire di chi perché sennò mi arrestano, però dagli amici miei, e lì risulta in effetti che ci sono tracce residui di olio vegetale, di oliva. E quindi in effetti la mia teoria è più giusta di quella della fonte battesimale. Capito?